sarà attivato nel distretto sanitario di Lago Negro il corso di laurea in infermieristica che formerà 30 figure professionali. È quanto previsto dall'accordo sottoscritto tra la Regione e l'Università di Firenze, i cui aspetti logistici e organizzativi sono stati discussi nel corso di un incontro tra l'assessore alla salute Attilio Martorano, il preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Firenze Gianfranco Genzini, il sindaco di Lago Negro Domenico Mitidieri e il direttore generale dell'azienda sanitaria di Potenza Mario Marra. La facoltà toscana metterà a disposizione per la sede lucana quasi il 70% dei docenti di ruolo. I rapporti con l'Università di Firenze, che vanta una delle facoltà di medicina più prestigiose d'Italia, ha dichiarato l'assessore Martorano, rivestono un grande interesse e non escludiamo che questa collaborazione possa dar vita ad attività future in grado di soddisfare ulteriori esigenze formative legate al sistema sanitario regionale. La presenza dei docenti universitari, infatti, potrebbe essere utilizzata anche per le attività di formazione rivolte al personale già in servizio.